sergente Victus del nono plotone. Mi ricevete? Nono plotone, ti sentiamo. Ti avviciniamo alla bomba, comandante. Stiamo incontrando forte resistenza. Non possiamo avvicinarci di più, tenente. Cerca un punto per il tuo plotone. Ricevuto. Parlami della bomba di Cerberus. Non è di Cerberus, comandante. È Turian. Cosa vorresti dire? Venne piazzata secoli fa, dopo la rivolta dei Krogan. La bomba era una misura di sicurezza contro un'altra guerra galattica. Perché i Krogan non diventassero una minaccia. Non riuscirai a guadagnarti la fiducia con tattiche del genere. Adesso però concentriamoci sul disarmare quella bomba. Già, ma Cerberus l'ha trovata. La detonazione significherebbe una guerra tra la mia gente e i Krogan. D'accordo. Questo spiega la segretezza. Dov'è? In quegli edifici laggiù, Cerberus ha portato l'equipaggiamento per estrarla. Il nono plotone ti coprirà il fianco, comandante. Tutta questa attività avrà insospettito i Krogan. Non possiamo fallire, comandante. Ricevuto, tenente. Ricevuto. Niente attivazione, niente esplosione. Voleva un'altra guerra galattica, ma piazzare una bomba su Tuchanka è mostruoso. Cerberus oppone resistenza, ma il nono plotone avanza, comandante. Ottimo lavoro, Terence. Ricevuto. Rilevo parecchie comunicazioni radio di Cerberus. Si preparano all'evacuazione. La cosa non mi piace affatto.
Doveva essere ben in profondità per restare nascosta. Cerberus ha dovuto scavare. Un modo efficace di eliminare un nemico. I Turian che l'hanno creata hanno il mio rispetto. Non abbiamo quasi più tempo. Comandante, siamo vicini alla bomba. Procediamo verso la stazione di controllo. Ricevuto, noi proseguiamo. Guarda, Cerberus sta evacuando. La bomba dovrebbe essere svuotata. No, cercheranno di fermarsi. Sembrano schemi per controllare le torrette automatiche. Ora non mi servono, ma non si sa mai. Cerberus ha messo un firewall intorno al meccanismo di attivazione per rallentarci. Devo creare un bypass. Ci vorrà del tempo. Ma come hai detto, niente attivazione, niente esplosione. Sai disattivare il meccanismo? Sì, è tecnologia antica. So cosa fare. Guadagna tempo, comandante! Avrai il tempo necessario, tenente. Ricevuto. Procedo al bypass. E grazie per avermi offerto questa occasione. Non sprecarla, soldato. Attenti! Comandante! Tu pensa alla bomba, noi a Cerberus. Qui non passerà nessuno, chiaro? Fatto! Altre navette! Ci sono quasi! Shepard! Facciamo fuori quell'affare! Ora! Firewall andato! Sono dentro! Per gli spiriti! Cerberus ha violato il meccanismo di attivazione! È impostato per detonare! Disattivalo! Non c'è tempo! Devo separare il meccanismo dalla bomba! Subito! Coprimi! Ah. Ah.
Comandante, rilevo delle comunicazioni radio tra forze di terra Krogan. Sembra che stiano eliminando le truppe superstiti di Cerberus. Non vorrei essere il tizio che ha informato i Krogan di quel pacco a sorpresa. State bene? Sembra che laggiù sia stata dura. I Turian hanno subito molte perdite, Joker. Compreso il figlio del Primarch. Ricevuto, comandante. Joker, chiudo. Non ricordo più quante volte ho visto degli amici rischiare tutto per una causa. Vedere il tenente morire per noi, per il suo plotone, è qualcosa che lascia il segno. Sono stanco di veder morire le persone. Il tenente Victus ha lottato per una causa in cui credeva. Un soldato non può chiedere di meglio. Una buona morte. Non esistono buone morti. Sono stanco di raccontare il contrario.